Una mia paura, sì, ecco, la mole dei panni da lavare, che poi sono anche da stendere, da raccogliere e da stirare. Forse non sapere cosa dire o dire troppo. Il primo appuntamento. Interrogazione. Di mettersi in gioco. La paura della pioggia. Beh, forse dire la verità. La paura di deludere. Presentare a papà il mio ragazzo è la peggiore. Una paura? Che perda a Roma. Ma questi esempi sono basati su paure comuni, leggere, passeggere. E se adesso vi riformulassi la domanda? Avete mai avuto paura? Beh. Ma non ti ho appena risposto. In che senso? Perché in pochi sanno cosa vuol dire avere paura. Si tratta di paure diverse, paure che fanno parte della vita, ma che te la cambiano la vita. È la paura della guerra, di tutti quei popoli che vedono andare in frantumi il proprio paese, che vedono combattere i fratelli l'uno contro l'altro, che non hanno più rifugio. Di quelle donne che devono sopportare soprusi e che vengono prese e messe sulla strada di un paese civilizzato a fare le prostitute. Di quei bambini che vengono strappati dalle braccia dei loro genitori per andare a combattere. È la paura della dittatura, di un uomo o di un partito che spargono terrore e annullano ogni libertà. Della mancanza di cultura, dell'ignoranza, di essere processati o incarcerati così da un momento all'altro. E in un luogo dove coesistono tutte queste paure, esiste anche e soprattutto la paura di non avere futuro. E della speranza. È la speranza di poter fuggire e arrivare in un mondo differente. È questa speranza a muovere quei popoli. E farli affrontare i viaggi disumani, su barconi, notti e giorni. E arrivati in Occidente, inizia per loro la lotta all'integrazione. Ed è giusto, sì, è giusto che debbano adattarsi alla nuova cultura. Ma noi, sì, dico noi che siamo il loro nuovo rifugio, che siamo quello da cui sperano di essere accolti. Noi non colpevolizziamoli, perché non sono un nemico venuto a rubare il nostro posto. Ci preoccupiamo tanto di creare barriere invece che ponti. Dobbiamo aiutarli, dobbiamo rispettarli, perché rispettare non vuol dire sottostare, vuol dire comprendere. Noi dobbiamo ancora superare una delle nostre più grandi paure, la diversità.